Uno stato d'animo diffuso, misto a rabbia e rassegnazione, quello di solo uno delle centinaia di residenti delle case popolari di Valle Pretara, dove oltre 20 palazzine di proprietà dell'Ater sono rimaste come il terremoto le ha lasciate il 6 aprile 2009. I progetti ci sono, spiegano i tecnici dell'Ater, a mancare sono i soldi, la priorità è stata data ad altri quartieri. Però la gente di Valle Pretara qua non c'è più perché questo quartiere sta al degrado. Cioè, completamente dimenticati, non c'è, l'immondizia la ritirano quando vogliono, praticamente la parrocchia non c'è più, non ci stanno più gli abitanti. Vogliamo sapere dall'Ater, i soldi che sono stati stanziati, oltre 50 milioni di euro, dove sono stati investiti e Valle Pretara per quale motivo non è rientrata, in questo finanziamento. Qualcuno vuole fare qualcosa, sindaco, assessori o altre persone, fatto, perché in effetti è brutto, bruttissimo, uscire e non avere nessuno. Io vorrei ritornare a casa mia, che io ci sono nato qua 54 anni fa, e per cui vorrei che la casa fosse ricostruita. E così Valle Pretara resta un'isola immobile nel degrado crescente, da cui un po' perplessi i residenti sfollati vedono fervere i lavori financo sulle antiche mura di cinta della città, ma non sulle loro case. Sì, ma non è che le mura non sono necessarie quelle come sono necessarie le abitazioni, solo che le mura sono state restaurate, le abitazioni no.